Una cosa, diciamo, non irrilevante che non è nel contratto di governo, ma che comunque serpeggia. Parliamo di euro. Allora, nel contratto di governo non c'è l'uscita da euro, moneta. Nel contratto di governo non c'è l'uscita dall'euro, resta il fatto che poi parlando con, soprattutto con i leghisti, qualche giorno fa ad esempio Claudio Borghi, che prima Friedman citava, che è il presidente della commissione bilancio della Camera, ha detto sì, l'uscita dall'euro non è il nostro programma di governo, resta il fatto che secondo me da un'uscita dalla moneta unica l'Italia avrebbe molti vantaggi. Allora, la domanda è una tentazione che comunque serpeggia e se fosse portata a termine che conseguenze avrebbe? Ma sai, se vogliono capire il mio pensiero sull'euro, c'è un capitolo in questo libro che è intitolato "Ma quest'euro ci fa bene o ci fa male?" E in questo capitolo spiego perché l'euro è disegnato male, perché c'è il coordinamento della politica monetaria della Banca Centrale Europea che fissa i tassi di interesse per tutti i membri paesi, ma è fatto male con un difetto di disegno nel disegno perché non c'è il coordinamento della politica economica e fiscale. Quindi l'euro in sé è problematico. Detto quello, io sono del tutto a favore di cercare di rinegoziare gli accordi sul fiscal compact, sulle regole di Maastricht, sul famoso 3%, ma se sono sincero, credo che è più probabile che ci sarà una nevicata stasera qui a Fano che l'Europa darà qualsiasi spazio all'Italia per fare questo. Quindi credo che purtroppo l'Italia si trova incastrata nell'euro. Uscendo dall'euro riporterebbe inflazione a due cifre, non le vantaggi delle svalutazioni competitive di una volta della lira, ma una crisi subito, immediato, in cui la lira nuova diventa 30% svalutato, almeno. E poi gli speculatori attaccano il debito che rimane in euro. E quindi con una lira che poi scende al 50% non si può ripagare il debito di 2.300 miliardi di euro. E quindi l'Italia commetterebbe, uscendo dall'euro, non una mossa intelligente, ma un suicidio collettivo. Nicola, la scelta sull'euro? Per quanto riguarda l'uscita dall'euro sono d'accordo. Un modo semplice per dirlo è che sarebbe un'altra tassa regressiva, sarebbe soprattutto a danno di nuovo dei redditi medio-bassi. Perché? Perché è ragionevole aspettarsi una svalutazione, è ragionevole aspettarsi l'aumento dell'inflazione a cui non corrisponderebbe immediatamente un aumento dei salari, specie quelli fissi, contrattati, tutto quanto. Quindi il potere di acquisto delle famiglie si ridurrebbe ovviamente anche perché il cambio sarebbe più sfavorevole, quindi materie prime che in Italia non ha, petrolio, benzina, tutto quanto, quindi aumenterebbero i costi per le famiglie e paradossalmente, Alan accennava alla speculazione dei mercati, si dice che si vuole uscire dall'euro per essere più sovrani a casa nostra, no? Il sovranismo. In realtà uscire dall'euro e rimanere da soli ci rende meno sovrani, ci rende più in balia dei mercati, degli squali finanziari, come li volete chiamare, nel bene o nel male, ma sicuramente avremo meno potere contrattuale verso altre potenze, verso la finanza, eccetera. Quindi ecco, non mi sembra al momento. È vero che ci sono alcune limitazioni nella struttura dell'euro. L'euro è stato pensato circa 25 anni fa, il trattato di Maastricht 1992, che era un altro mondo. Diciamo pure che il patto di Maastricht nel 1992 non fu disegnato da economisti. Quel famoso 3% è stato una stima dei politici all'epoca. E quale grande economisti e politici ha mandato l'Italia a firmare il trattato di Maastricht nel 92? Un ministro degli esteri famoso
per essere legato a socialisti corrotti e per aver scritto un bestseller sulle discoteche d'Italia, Gianni De Michelis. Sì, ma, vero, ma diciamo era anche un'economia e un mondo molto diverso, in cui si pensava che sì, sicuramente il 3% è una cifra così quasi casuale, come il 60% debito PIL, eccetera, eccetera, è un frutto di un compromesso, diciamo, non ha una valenza economica necessariamente molto solida. Ma in realtà va rinegoziato se fosse possibile, ma penso che sia possibile? Non lo so, sinceramente è difficile dirlo. Quello che voglio dire però è che nel frattempo sono successe delle cose che hanno reso le economie europee più divergenti l'una dall'altra. La rivoluzione tecnologica, l'apertura del commercio internazionale, specialmente la Cina, l'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, la grande recessione 2007-2008 che ha colpito i diversi paesi europei in maniera diversa. In Italia in particolare, per il tipo di struttura industriale, i settori più in concorrenza per esempio con i cinesi e via dicendo, la stagnazione della produttività, eccetera, eccetera, hanno fatto sì che gli effetti di questi cambiamenti epocali, letteralmente, siano stati molto più severi. Quindi la mancanza di una coordinazione nella politica fiscale, strumenti come per esempio una qualche forma di sussidio europeo di disoccupazione temporaneo, coordinamento fra le banche e via dicendo, ha fatto sì che diciamo, si è creata una sincronia con alcuni paesi, quelli del nord Europa, la Germania in particolare, che beneficia di questa situazione. Una volta ci preoccupavamo dell'inflazione alta, in realtà al momento in Europa probabilmente l'inflazione è troppo bassa, specie quando non si riesce a ridurre il costo di produzione perché non aumenta la produttività, mentre la Germania lo riesce a fare, è buon per loro. Chiaramente l'Italia si trova in una situazione di grande difficoltà. La rinegoziazione è molto complicata. Penso che debba passare inevitabilmente attraverso, diciamo, uno, fare i compiti a casa, diciamo, sistemare un po' le cose in casa, e secondo, in maniera molto ragionata, provare a proporre alcune soluzioni condivise, qualche forma di, diciamo, garanzia di parte del debito, sussidi di disoccupazione. Non sono cose semplici, i tedeschi finiscono sempre per pensare che devono pagare per noi, insomma. Però ecco, senza fare scenate di battere i pugni sul tavolo, fare i prepotenti o cose di questo tipo, pensare a qualche politica specifica che coordini la politica fiscale, quantomeno vale la pena di provarci, anzi è necessario provarci.